Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video farò i capelli Blonde Beach della sempre della colorista della L'Oreal. Questo video non lo volevo fare perché questa tinta l'ho comprata 2 mesi fa perché volevo farmi i capelli biondo platino. Poi ho cambiato idea e volevo farmi i capelli scuri, ma ho detto: arriva l'estate, è inutile fare i capelli scuri che scarica molto il colore, quindi li farò scuri a settembre. E quindi mi è rimasta questa tinta e ho detto: io che faccio, la provo? Vi ho fatto un Instagram Stories per chiedervi se volevate vedere un video su questa tinta e mi avete risposto al 90% che volevate vedere il video, soltanto che ho paura perché su vari siti e vari video su YouTube tutti sconsigliano questa tinta perché fa i capelli arancioni. Ora io non lo so, perché tutte quelle che ho visto nel video che gli sono diventati capelli arancioni era perché avevano una base molto scura, e qua c'è scritto che è un decolorante per i capelli biondi. Io ho queste tonalità di capello, quindi dovrebbero venire in questo modo. Soltanto che io non voglio toccare la base e ho paura che facendo soltanto questo pezzo ci sia un distacco troppo forte. Però vi avevo promesso che provavo questa tinta, non toccherò la base perché non voglio rovinarmi i capelli. Un conto è quando faccio i colorista washout che durano 2 settimane e so che poi la base torna normale, ma questo è un decolorante all'olio senza ammoniaca per capelli biondi, quindi io ho intenzione di fare soltanto le punte, però una ciocca la farò tutta per vedere come sarebbe stato il colore partendo dalla radice, che nella radice io ho i capelli più scuri, quindi vediamo che cosa succederà. Dentro il pacchetto ci sono i guanti, c'è scritto guanti professionali, poi ci sono 3 tubetti, questa è la crema rivelatore in crema numero 2, c'è scritto numero 1 polvere decolorante, e poi numero 4, numero 3, e numero 3 c'è la crema schiarente, e poi numero 4, che non è la tinta ma è uno shampoo che si può usare fino a 6 volte, è praticamente un anti giallo. E poi ci sono le istruzioni. Questo prodotto è fatto per i capelli chiari, chi ha i capelli scuri vi diventeranno arancioni, e sono sicura che diventeranno arancioni anche a me alla base. Proviamo, e poi che poi alla fine di questo video mi faccio tutta bionda, non si sa mai. Comunque c'è scritto di unire i 3 prodotti, 1, 2, 3, di metterli dentro questa boccettina, quindi proviamo subito. Di tirare il tappo del flacone, poi unire la polvere decolorante. Cioè, la mia testa mi sta dicendo non lo fare, quindi non so perché sto agendo in questo modo. Quando tutti ti dicono non lo fare perché ti viene male nei video di YouTube e poi tu provi un prodotto, sicuramente andrà a finire male. Ho messo la polvere ed è arrivata qui, e adesso mettiamo la crema schiarente, credo si chiami così. Oh mio Dio, l'odore è buono però di questa. Adesso bisogna chiudere il tappo, fare così e poi sbattere. Adesso ridiamo, poi piangerò. Poi c'è scritto
tutto, praticamente di fare prima tutte le lunghezze, partire da qua fino alle punte, aspettare dai 15 ai 20 minuti, poi fare la base, aspettare altri 15-20 minuti e poi sciacquare i capelli e mettere questo antigiallo, lasciare agire per 2 minuti e poi rilavare i capelli. E c'è scritto di non tenere il prodotto sui capelli non più di 45 minuti. C'è scritto di mettere il prodotto e massaggiare bene. Come lo apro questo prodotto? Le fisse, le estremità. Ok, questo dove può togliere. Oh mio Dio! Niente, iniziamo malissimo. Ok, allora i guanti ragazze, i guanti, quel po'. Are you ready? Ok, divido i capelli in due, iniziamo subito. Abbiamo detto che sotto, tutta la parte di sotto, proviamo a farli tutti biondi, così vediamo come sarebbe stato il risultato in tutti i capelli. E invece nelle altre parti li faremo tutti, cioè soltanto le punte. L'odore è proprio di una tinta permanente, però più profumato. Cioè, fa un buon odore. Sì, mamma, lo so, mi cadranno tutti i capelli. Va a finire che poi mi piace la cioccaduta e dico: perché non ho fatto tutti i capelli? Non si sa che cosa uscirà da questo video. Cioè, non si sa, può succedere di tutto nella vita. Comunque, al solito non guardate la maglietta, perché sapete che metto magliette vecchie per fare video sulle colorazioni dei capelli. Quindi questa ciocca devo fare solo fino a qua, un po' più sotto, perché sono partita troppo alta. Andrà tutto bene, bisogna essere positivi, giusto? Quindi continuo, dai, è inutile parlare, continuo, farò solo sto pezzo e qualche punta del ciuffo e ci vediamo quando ho finito. Allora ragazze, ho messo la tinta non so dove, praticamente nelle punte qua dei ciuffi, solo nelle punte. Sotto ho messo tutta la tinta appunto per vedere come sarebbe venuta alla base. E poi partendo da qua ho messo la tinta in entrambi i lati. Qua sono diventata rossa, non so perché, forse perché fa caldo. Comunque, ho messo la tinta fino a qua, quindi aspettiamo e incrociamo le dita. Dopo il tempo di attesa andrò a lavare i capelli e metterò questo che è uscito dentro il pacchetto, l'antigiallo, e lo metterò lasciandolo agire per 2 minuti, lasciarlo in posa. Poi farò la piega e vedremo il risultato. Ci vediamo dopo. L'ho lasciato in posa 30 minuti, poi ho messo l'antigiallo per 2-3 minuti. Ho di nuovo sciacquato i capelli e gli ho dato una botta di piastra perché si muore di caldo. Comunque questo è il risultato. Ero preoccupata per niente, sicuramente perché quelle ragazze che hanno fatto i video su YouTube avevano i capelli scuri, e qua c'è scritto chiaramente nel pacchetto che questo prodotto è indicato per chi ha i capelli chiaro, biondo chiaro. Ecco qui il risultato. Dove ho fatto qua sotto, in effetti i capelli sono più aranciati, ma qua lo diceva.
perché alla base io ho questo colore e si vede un po' dal cartone che è un po' aranciato rispetto al biondo platino sopra. Questo è il risultato, le mie considerazioni sì o no, direi un nì, perché il colore è buono per chi vuole schiarire, chi ha già i capelli biondi e li vuole ulteriormente schiarire, va bene, specialmente per le persone che li vogliono schiarire per fare il colorista washout per i capelli colorati, in modo tale che avendo i capelli più chiari il washout dura di più, dura nel tempo ed è più visibile. Ma dico di no per il fatto che, come prevedevo, sono contenta di non aver fatto la tinta dalla base, perché non tanto per il colore, perché alla fine potrebbe andare, ma perché i capelli sono molto secchi. Lunedì vado di corsa a comprare una maschera per i capelli, e poi durante il lavaggio ho notato che ho perso più capelli del solito, sono caduti più capelli, quindi non ho idea, forse perché già li avevo decolorati, adesso li ho ridecolorati. E questo risultato, diciamo che non mi dispiace. Quindi questo è il risultato. Spero che vi piaccia. Già scrivetemi nei commenti quello che pensate, scrivetemi se lo avete provato, se lo volete provare. Vi ripeto, è ottimo per schiarire i capelli per chi ha già i capelli chiari o per chi vuole fare il colorista washout, ma vi secca tantissimo i capelli, quindi vi sconsiglio di farli, di decolorarli dalla base. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi, e ringrazio le persone che già sono iscritte. Adesso vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.